Ciao ragazzi e bentornati sul canale di Langa Studios. Mi presento, sono Andrea del reparto grafico e oggi vi spiegherò in breve una lavorazione digital che ci è stata richiesta pochi giorni fa da una testata giornalistica. Allora, spostiamoci sull'altro schermo e vediamo che cosa è stato realizzato dal team. Dopo aver parlato col cliente abbiamo raccolto un po' di dati sulla sua filosofia e sul suo modo di agire. Il nostro intento era quello di creare un logo che potesse rappresentare un'idea di informazione nuova, rivolgendosi a un pubblico con colori comunque brillanti. Ciò che abbiamo fatto è stato quello di partire da due simboli cardine della scrittura, ovvero il punto e la virgola. Ci siamo accorti che comunque, mettendoli in un certo modo, potevano essere la base per creare una nuova figura. Dato che il nome della testata iniziava con la lettera A, abbiamo deciso di formare un logo lettering su questa falsa riga. Ecco, come potete vedere, abbiamo prima determinato la palette di colori che volevamo utilizzare. All'inizio abbiamo preso un blu scuro, poi siamo andati su un azzurrino e poi su un verde chiaro per creare poi una lieve sfumatura, neanche troppo intensa. E poi vabbè, siamo partiti con la progettazione. Abbiamo iniziato creando un quadrato, al quale poi abbiamo arrotondato al massimo tre angoli. Ecco, vedete che qua la forma inizia già a cambiare, modificando invece più lievemente l'ultimo a destra, dove poi abbiamo gettato le basi per quella che poi sarà la nostra definitiva. Adesso vi starete chiedendo dove abbiamo messo il punto e virgola. Con il punto, allora, abbiamo creato il buco. Ecco qua. Mentre giocando con le forme circolari abbiamo voluto creare la nostra virgola rovesciata. Ecco, come potete vedere abbiamo insomma provato a spostare più e più volte questi due cerchi per trovare la giusta sintonia appunto tra le varie forme. Avendo dei colori specifici da utilizzare, li abbiamo messi in campo con una serie di sfumature. Logicamente voi adesso il video lo state guardando velocizzato, ma noi dietro abbiamo dovuto fare parecchi test prima di arrivare a un risultato ottimale. In più, queste sfumature ci sono comunque servite per dare profondità al logo e creare dei giochi di ombre, niente male. Mi raccomando, bisogna sempre ricordarsi che tutto ciò che facciamo per le lavorazioni digital non è solo un logo, ma è tutto ciò che ruota intorno all'immagine di un'azienda. Da qui poi siamo partiti a creare tutti gli elementi di corredo e a presentarlo al cliente sotto diversi contesti. Ecco, qui ad esempio l'abbiamo proposto mostrandolo sotto forma di bigliettino da visita tramite dei mock-up, qua su copertine di ipotetiche riviste, qua su roll-up pieghevoli per eventi o fiere e addirittura su smartphone per testate digitali. Logicamente al cliente sono stati consegnati al fondo del progetto tutti i file vettoriali e raster del caso.